L'Associazione Cuochi del Fermano prosegue la sua attività di comunicazione e di informazione sul territorio. L'ultimo incontro, seguito da una piacevole cena al ristorante Hotel degli Sforza a Monte Rubiano, è stato intitolato Alimentiamo la salute gustando il territorio. Il senso di questo incontro, come tutti quelli che noi organizziamo periodicamente, quasi a cadenza ciclica, mensile, è quello di crescere dal punto di vista professionale. E oggi abbiamo sentito veramente quante cose utili dovrebbe conoscere un vero professionista durante la sua fase di elaborazione e di manipolazione di materie prime. E allora, anche alla luce dei dati che sono stati forniti dal nutrizionista Mauro Mario Mariani, quali sono gli ingredienti, gli elementi che non devono mancare sulle tavole dei consumatori? Ma quando parliamo di dieta mediterranea, gli ingredienti sono stati ripetuti, cosa voglio dire che ha portato questa grande cucina mediterranea a patrimonio dell'umanità, voglio dire sono quelli che ci danno il nostro territorio, basta rispettare quello che ci offre in maniera stagionale il nostro territorio, le nostre eccellenze per rispettare un equilibrio di sana e corretta alimentazione. Com'è possibile coniugare nell'alimentazione la salute, il benessere ed anche il gusto e il piacere del mangiare? È importante che i cuochi abbiano i giusti input, perché loro badano assolutamente alla qualità di quello che mettono a tavola, però a volte si pecca nelle combinazioni. Quindi vengo qui a rilanciare da medico, da nutrizionista, i presidi per una corretta alimentazione, perché il cibo non è mai innocuo, mangio tanto che mi vuol fare, no? Si è soliti dire. Invece il cibo ci aiuta, ci nutre, ci rinforza, ci sostiene oppure ci danneggia e quindi ci crea dei problemi che a lungo andare sfociano nelle malattie metaboliche. E quindi anche una cena importante preparata da questi amici cuochi può essere assolutamente concepita gestendo un attimino le combinazioni del loro menù e anticipando la venuta in un bel posto come questo, una bella passeggiata. La genuinità sulle nostre tavole, un elemento ancora presente o un elemento ormai scomparso? No, come già è stato detto dal collega, è presente specie nelle nostre zone, ricche di tradizione e anche di prodotti genuini. Il problema nasce nelle grandi città, però il motivo di questi incontri è proprio dare un'informazione più capillare e più alla portata di tutti. Il motivo principale qual è? È quello di andare al supermercato non con gli occhi bendati, ma cercare di comprare i prodotti più genuini, come diceva lei. Ma come fare? Leggere le etichette, che è la carta d'identità del prodotto. Molto spesso si fa, ma molto spesso non si fa, perché siamo in qualche modo oberati dalla pubblicità, che purtroppo è onnipresente e onnipotente.